questo è l'astice di Puffo, perché è blu, guarda. Guarda qua. Guarda qua, che bellezza. Sostrica, no, sa fa, sa faissimo. Vai, il mare è più bello, qui, guarda qua. Assaggia, Miche? Voglio assaggiare, sì. Assaggia? Oh. Ma lì, che palurda. Che dici? Quando è che iniziamo? Adesso. Adesso? Sì, iniziamo adesso. Okay. Ragazzi, guardate dove siamo. Pescheria. Lo svelite dove siamo? Sì, siamo da Peppe di Napoli, il mitico Peppe di Napoli. Grande personaggio, quello che dice a cascata. E... a cascata. Ragazzi, oggi inizia una serie di video dedicati al pesce. E abbiamo deciso di iniziare, ragazzi, da quella che secondo noi è una delle pescherie più iconiche d'Italia. Siamo da Peppe di Napoli, a Pianura Napoli. Esatto. Buongiorno. Buongiorno a voi, ragazzi. Come buongiorno, stai? Tengo pesce per tutto quanto. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Ciao, tutto a posto? Un piacere. È un piacere mio, ragazzi, condividere il pesce con voi. Senti, Peppe, non abbiamo ancora fatto colazione. Guardi, ora ti faccio fare colazione: ostrica, gamberone, gigambi, e poi ti faccio un bello bicchiere di prosecco. Dopo ti porto coppa all'ostrica, no? Ti faccio consulò. Per essere le 9 di mattina è un programmino interessante, no? E da che iniziamo? Ad acca, va. Che bellezza, dicevi, ad acca. Chi se non è un ammara, chi se è un zuccarello. Mamma mia, ti. Ad acca, va. Vai, Paola, vai. Vado? Va. Dai, inizia le danze. Paola, ti. Arapavucca, 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 ti, ad acca. Adaccati. È una cosa spettacolare. Poi devi mangiare pure la testa. Bravo, obbligatorio, ma fai tu, no? In bocchi anche a me? Certo. Oh. Ah, dai, mi prendo in giro. Oh. A volo, vai giù qua, si piglio pesci. Amici di Bracimi Ancora, abbiamo iniziato a svegliare le nostre papille gustative e i nostri succhi gastrici con un gamberetto. Ma è solo l'inizio. E nel 1643. Ok. Calamari. Che bello, chi è? Noi oggi dobbiamo fare una distinzione tra tutto ciò che può finire sulla griglia, sì, alla brace, e tutto ciò che può essere cucinato in maniera diversa. Che intanto nell'uno e nell'altro caso a noi ci piacciono lo stesso, okay, e se mangiamo tutto lo stesso. Okay. Che ci vogliamo far tirare fuori? Madonna, visto che bestia, non sai quanto pesa questo? Vogliamo andare a vedere? Vieni. Ah. Quanto pesa? Questo fa giusto un attimo 139 kg. 139 kg, sì, di pesce spada. E mo mangiamo. Guarda qua che belli taratura. Guarda qua, cascate tengo. Guarda che bellissimo. Benissimo. Oh, la grande. Andiamo ora qua, se non vale il gioco, guarda. Guarda qua, cascate. Guarda la puttana, lo direttamente dall'acqua alla gola. Lo scapolamma tanto bello. Ti, guarda qua. Sta sentendo un rumore. Non hai fatto il rumore, non l'ha fatto. Okay. No, non l'ha fatto. Inacca, Peppe, non ha fatto il rumore. Prendiamo un altro taratufo. Esatto, non l'ha fatto. Me li mangio tutti io comunque. Così. Guarda, ho preso gli schizzi. Guarda che ballizzo. Ragazzi, sono buonissimi. Sanno devi fare male il rumore, se no non vai. Vale. Andiamo avanti fino vai, a stasera. Vai. Va bene. Ti ha aiutato? Oh. L'hai fatto tu il rumore? No, so, l'hai fatto te. L'hai assaggiato tu. Scusa. Oh, ma che ti aspira polvere, tiene mucca. Io sono un professionista, sono altro che. Oh. Lo sai come dico a Roma? Mortacci, mortacci quanto è buono. Bello. Dillo un po'. E mortacci quanto è buono. Peppe, il polpo più grande che c'hai oggi qual è? Sì. Oh, tengo pulpe Dragon Ball, ti. Attaccati. Vale. Vieni a papà, vi. Peppe, costo al chilo? 20 euro al chilo. Ma quanti ci mangiamo? Questo puoi mangiare pure 10 persone. Dì, guarda qua, guarda qua che bellezza. Non è una gomma, non è una caramella. Ma allora che cos'è? Un pulpatilla. Ma scommetto ti sono già venuto in mente qualche ricetta. Qualche ricetta. No, vabbè, qua è tutto un ben di Dio. Oh, questo gruppo è... vieni a papà, vi sta cucciando. Devo dire che con le bistecche è un po' meglio, lo sai. Non oppongono, non oppongono questa resistenza. Vai, ecco. Vai, ok. Ragazzi, Paola vuole assaggiare l'ostrica, la G. Ok, che vuol dire quella G? È un marchio di Gilardo, guarda, è un'ostrica particolare, è un'ostrica molto molto buona. E mo' ti faccio vedere com'è bella mucca. Questa più te la senti giù e più ti tira su. Guarda qua. Sì, guarda qua. Vai. Inquadra bene. Vado. Vai, sei pronto? Vai. Mamma mia, come Paola ricevuto? Allora raga, sostrica, no, sa fa, sa faissimo. Michele, ti.
Oh, amiche, ma che te ne aspira la polvere, nata vuota, amiche! Volevo presentarvi ragazzi Mauro Romanelli, responsabile della Mancini Market, grande amico di Braciami Ancora. Perché ragazzi, grazie a lui che inizia questa avventura nel pesce, ok? Grazie alla sua azienda, che tra le varie cose vende anche i frigoriferi per frollare il pesce. Frollare il pesce e i salumi di pesce. Noi stiamo iniziando a scoprire, ok? Facendo un'analisi, Michele considera che in tutta Italia ci sono meno di 100 ristoranti che fanno frollature di pesce o salumi di pesce. La maggior parte sono stellati. Quindi togliendo quell'alta gamma di cucina, il nostro obiettivo è quello di arrivare anche a un target più popolare. Quindi immagina come la frollatura 15 anni fa della carne. Esatto. Oggi col pesce o i salumi di pesce andare a offrire sempre più un'esperienza. Esatto, perché tutti pensiamo il pesce va mangiato fresco, no. No. Stanno sconvolgendo anche quello che era la pietra miliare delle nostre convinzioni. Assolutamente. Però per fare le frollature fatte bene è necessario avere determinati... Sempre più, diciamo, uno strumento, esatto, diciamo, adatto per quelle frollature. Naturalmente rispetto alla carne il pesce si frolla per molti meno giorni. Sì. Si partono da pezzature di almeno 8, 9, 10 kg. Certo. Per arrivare anche a tonni magari da 30, 40, 50 kg. Ti faccio un esempio. Il pescettino piccolo, ragazzi, no. Assolutamente no. Ti faccio un esempio. Un'ombrina magari da 10 kg. Sì. Possono bastare anche 7, 8 giorni di frollatura. Perfetto. Un tonno da 30, 40 kg. Magari anche 3 settimane possono andare bene. Perfetto, benissimo. Ok, e tu vendi frigoriferi ad hoc. Esatto. Okay, con la tua formula storica, sempre che acquisto. È la formula del noleggio operativo. Il noleggio operativo. Che vuol dire, ragazzi, ve la faccio breve. Voi contattate Mauro, ok? Volete comprare questi frigoriferi? Sono frigoriferi che, diciamo, economicamente non cari, cioè costano quello che costa una macchina del genere. Volete acquistarlo, non c'avete tutto il cash la subito, tu glielo vendi un po' al giorno. Una rata fissa, diciamo, fissa. In più, sul discorso del pesce, una novità che non ti ho anticipato e ti anticipo qua. Dici? È quella che diamo la possibilità, oltre alla vendita dell'armadio, sì, insieme diamo la possibilità di una consulenza. Uno chef che al momento in cui consegniamo l'armadio, una giornata in completo affiancamento con il ristoratore, col cliente. Fantastica sta cosa, così tu già hai il ristorante di pesce, vuoi iniziare a frullare il pesce, compri l'armadio, Mauro ti manda pure lo specialista, la consulenza, che ti spiega come fare. Più di questo, Michele. Più di questo ci manca solo una cosa, andarlo a mangiare. Andare a mangiare. Ok. Guarda qua, questa è una cozza speciale. Guarda qua, va. Guarda qua come si appendo, va. Sì, questa sì, si chiama cozza pendolina. Pina piglia. Cozza pendolina e Paolina fa... Sa fa. Guarda qua, va. Amici di Braciami Ancora, teoria e tecnica per aprire la cozza. Mano destra. Lezione by Peppe di Napoli. Mano destra. Mano sinistra. Mano sinistra. E fin qua io ci arrivo. O prendi... Questo cos'è? L'indice. E chi sta? L'indice. Prendi due indice. Fin qua fa cric e croc, vedi? Ah, lo crack. Ha fatto cric. Prendi il coltello, lo fai entrare dentro. Sì, sì. Alzi la cozza piano piano. Sì, così questo movimento, questo è un movimento sexy. Guarda. Sì. Guarda qua. Poi prendi scapolì, si dice a Napoli. Come? Scapolì. Scapolì. Poi ti faccio appendere. Questa è una cozza a pendolino. Guarda qua. Wow. Chi si sa, mamma mia. Com'è mucca? Diciamo da. È crema, che vuoi fare? Vuoi giocare col granchio tu? Sì, vuole giocare col granchio. Lei, la bambina, voleva giocare col granchio. Sì. Guarda quanto è bellello. Questa qua è una granseola. Come si vede la granseola? La granseola non c'ha le chele, c'ha solo zambini. Questa è questa qua, come la faresti tu? Come un la po' faresti? Tipo motorino del piennolo. Bravo, o Vesuvia, a da scoppiare. Io la spacco, la faccio rosolare o la prezzemolo e l'aglio. Dopo la aggiungo un pochettino d'acqua, la faccio finire di fare. Poi a finitura mette pomodori. Una poca petrosina a cascata e una poca sale e faccio linguini o paccara. Wow, esce a cascata. Oppure possiamo fare un bel pesce spada. Raga, possiamo fare un po' di pesce spada e melanzane. Facessimo un bello paccara, pesce spada e melanzane. Vieni vicino a me, vieni, ti faccio a brevi. Guarda qua che fanno, che si c'ha cucù. Guarda qua, nemmeno puoi mettere la firma sopra. La sippia, se non fa questo verso qua, non è fresca, non è bella. Ecco. Guarda che questi calamari, oh. Guarda la pelle dei calamari come si muove, guarda. Sì. Cambia colore, guarda qua che fanno. Questi calamari qua, sono calamari. Guarda qua, vieni a vedere gli occhi. Guarda gli occhi di questi calamari. Nelle luci e soffia loro hanno quando teneva 20 anni. Dì, guarda qua che bellezza. Ecco. Bellissimo, che vuol dire? Forza Maradona, sia ancora guaglione. Questo vuol dire, ok, perfetto, grazie. Vai, vieni. Guarda qua sta cicalette, quanto è bello, guarda qua, guarda. Per me è il crostaceo più buono che c'è. Assaggia. No, pure anche la cicaletta. Guarda qua. Prendi.
Mastica, vedi il sapore che c'è questa cicala? Guarda il sapore, è più buono del gambero, è più buono dell'astice. Qua per me c'è una grande è un pasta. Crostaccio. Oh, questo è uno spettacolo. A sparnocchio. Però questo ti pugna sana, capito? Però sì, quando ti pugna è una gioia, perché tu fai dolore e zucchero, è zucchero in bocca. Allora facciamo assaggiare la testa al nostro maker. Vai da qua, ti vado da qua, va. Mamma mia. Buona. Sei allontanato, posso dirlo. Mortacci, quanto è buona. Riccio extra large. Sta là, giù, vado da qua, va. Vado qua, vado da qua. Questo non è un riccio, questo è un gelato a riccio. Mo facciamo pure il gelato a riccio, di. Come? È adacca, buono. Di. Non è un riccio, è un capriccio, aiù. Peppe di Napoli è un riccio e capriccio per tutto quanto. Ancora? Mamma mia, guarda qua, sono ricci francesi. Allora, questo è un riccio francese, però è mar Mediterraneo. Se tu lo metti in bocca e chiudi la bocca, guarda qua, poi ti svegli, parli francese. Paola, sul riccio francese i nostri gusti si dividono. Perché a me mi fanno impazzire. Davvero? Mamma mia, io mi mangerei solo ricci, ma ti devo interrompere perché guarda che stanno facendo a quel pesce spada. Buongiorno. Vieni qua, vieni vicino a me, vieni. Che ci fai con quella? Questa qua prendiamo l'astice. Guarda qua quant'è. Questa non si fa, non è facile prenderlo, guarda qua quanto è bello. Raga, questo è l'astice dei grandi. Questo è l'astice dei puffa, perché è blu, guarda. Guarda qua. Bello. Guarda che ballizza, mamma mia. Che ballizza, guarda il colore. Avvicinati. Vuole giocare col tuo pupazzo qua? Sì, lo vedo, lo vedo. Guarda qua. Peppe, da dove arrivano queste? Queste qua arrivano dalla Francia del Nord. Francia del queste Nord. Qua sono uno spettacolo. Che spettacolo, mamma mia. Ovvero su babà. Beh, tanta roba. Guarda qua. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'è, guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, questa è la canadese, giusto? Sì. E guarda come saluto a Paola. Esatto. Sì, saluto. Paola Andiminataca, questa è una astice canadese. Non sai perché? Perché la saluta. Ciao Paola. Ciao. Come stai? La canadese si vede dal guscio. Tocca qua. Guarda quanto è bello duro. Sì. Duro. Quante è mollaccio? È un'astice americana. Che significa americana? È canadese. La canadese è un'astice che vive i mari più freddi. E si va a indurire. Guarda qua, va. Okay. Tocca qua, è tosto, guarda qua. Invece quella là americana è morbida, è molla, e quando la vai a cucinare, la carne dentro non è che la pigli in mezzo chilo e esce 30 grammi di carne. Senti, direi che è tutto molto interessante, no? Sì, molto, molto, molto. Adesso andiamo a cucinare. Lui è una persona molto eclettica, vulcanica. E noi è già cambiato 50 ricette. Noi lo seguiamo. Vediamo, noi lo seguiamo. Metto la giacca e lo vediamo aiuto. Che succede. Okay. Perfetto. Metà rocker. Metà chef. Paola, scusa, io non ho capito niente. Che ci mangiamo? Allora, guarda, quello che ho capito è che cuciniamo quattro mani. Sì. Abbiamo dell'ottimo tonno. Tonno. Calamari, proprio freschi. E pesce spada, quello era quel bistecone che abbiamo visto prima, Michele. Bellissimo. Lei mi assicura che il pesce è fresco? Vai, il mare è più bello, guarda qua. Io sto facendo calamari arrostiti, però interi, senza pulirli. Paola, tu invece che stai facendo? Io sto facendo una bistecca di pesce spada, tanto per rimanere. Oh, peccato che non potete sentire il profumo, ragazzi. Una roba spettacolare. Glielo raccontiamo noi il profumo, glielo raccontiamo noi. Spettacolare. Cottura dipende come ti piace, se ti piace molla, se ti piace tuo, se ti piace come lo vuoi, così lo fai, vieni. Paola? Questo è pronto. Vogliamo il prezzemolo a cascata? Vai, mettiamoci un po' di prezzemolo a cascata. Bello, delicato. Se non vuoi, ma va, come ti. Allora ragazzi, voglio dire cosa ha fatto Peppe. Peppe si è preso una grande responsabilità. Quella di cucinare i calamari senza pulirli, perché lui dice che questo calamaro è freschissimo, è pescato qui in questi mari, questa notte è stato pescato, quindi buono cotto con tutto l'interiore, e l'interiore infatti l'ha fatto cuocere molto, così vengono cotte e si mangia tutto quanto insieme. Questa è una sua ricetta di cui faccio sempre così, perché o calamare dipende dal tipo calamare, chi se è buono e se fa così. Vabbè, un po' di prezzemolo a cascata, è finito il prezzemolo. Ci ha buttato, ci butti sempre a cascata. Dì, fai vedere Paola, fai vedere la cottura. Guarda che cottura. Aspetta. Perfetta.
Wow! Assaggia, Michè? Voglio assaggiare. Assaggia? Ah, un... Ma lì... Che palurda! Ah, gli ho fregato il tonno, ragazzi. Non se ne sono accorti, ma gli ho fregato la bistecchina di tonno. E me la mangio. Le bistecche di tonno meritano. E sono una valida alternativa alla carne. Se ogni tanto volete fare delle variazioni sul tema, la bistecca col tonno, ragazzi, merita. A patto che sia fresco e a patto che sia cotto. Così io potrei mangiarne a chilate. Un piatto molto semplice, però maledettamente buono. Che cede meglio, ragazzi, dei piatti semplici ma maledettamente buoni. Guarda qua che mi ha dato Peppe. Vieni, vieni, che ti ha dato Peppe? L'ultimo pezzo di calamaro, guarda qua, queste sono tutte le uova. Davvero? Guarda, vedi le uova piccoline, sì, sì. Cioè, falla trasparenti. Vedere. Sì, sì, si vede. Guarda. Sì, 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 sì. Buttarga di... Di calamaro. Buttarga di calamaro. Vabbè, facciamo metà. Madonna. Dal tonno al calamaro. Se la ricetta che stava dentro al calamaro. Il calamaro, che calamaro se l'ha ricetta. Mangiata intera, ovviamente non mastica. Poi Peppe la cotta, io me la mangio. Buonissima quella ricetta. Che bella scoperta. Senti Paola, via qua. Tornerai a fare i video con me? Vediamo. No. La porto da Peppe di Napoli e lei continua a dire vediamo. Bene ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere se vi è piaciuto e se ne volete altri simili. Io vi saluto, un abbraccio e che la brace sia con voi e ci vediamo sabato prossimo alle 12 come ogni fine settimana per un nuovo video di Bracemi Ancora. Ciao! No, non pigliare così, non pigliare. Dimmi, insegnami, dimmi come si prende un colpo. Allora, ammetto con il mio Titanic, chi mi metti a rena? Vai, così, perfetto. Dai, ho pronto. Da dove si prende un colpo? Pigliala così. Vai, rossa. Vai giù, Titanic. Mi piace, sì. Pulpannazzi e pulpare. Si attacca, ok. Guarda qua, che ballizza. Bello, dai. Guarda qua. Se ne va, se ne torna giù, allora adesso vado via. Ma poi te la faccio orizzontale. Voglio restare su. Tanto i tempi ce l'hanno. Ci passiamo un po' caccia. Mettete la caccia la cosa, il cancello è nero. Come vado? Vai, devo dire che con le bistecche è un po' meglio, lo sai. Non oppongono, non oppongono questa resistenza. Allora, via me, si la mettiamo così. Così, questo è ok. Aspetta, non si stacca, no? Vai! Ecco. Fammele, fammele verticali. Grazie. Allora ci hai visto due polipi così grandi. Non ho mai visto due polipi insieme così grandi. Oddio, sì, ma lui è meglio di me. Mi è. Vai, ok, perfetto.